Oggi fare un pieno diventa veramente un'impresa. Tornare a piedi, se abbiamo più la macchina. Qualcosa in più prendiamo, però diciamo non è che facciamo grandi scorte perché speriamo che non succeda niente, insomma. I venti di guerra portano preoccupazioni anche per le scorte alimentari, ma al momento questo è un timore fondato? C'è una corsa di accaparramento di generi alimentari di alcune persone, del tutto immotivata, dettato forse più dalla paura che da un'effettiva mancanza di merce. Se nel supermercato vedete gli scaffali vuoti è perché alcune persone li svuotano e non facciamo in tempo a riempirli di nuovo, ma la merce c'è e i rifornimenti arrivano regolarmente. Stiamo monitorando la situazione attraverso i nostri fornitori, la nostra struttura logistica, ma rileviamo che la situazione è attualmente sotto controllo. A Roma è stato ridotto il traffico per l'inquinamento atmosferico, ma c'è chi ipotizza che con l'attuale crisi energetica questo possa diventare uno scenario abituale. Ma l'aumento dei carburanti e delle bollette è, per il ministro Cingolani, una truffa a spese di imprese e cittadini. La spiegazione di questa cosa non è fisica, è una spiegazione di mercato. Cioè, ora c'è qualcuno che dice: siccome abbiamo paura che potrebbe venire a mancare il gas, abbiamo paura, ve lo facciamo pagare uno sfacelo. Questo è se capite bene, è sostanzialmente un grande fenomeno speculativo. Noi stiamo pagando questo. Non esiste un motivo per cui oggi il gas debba costare 10 volte quello che costava un anno fa.